Scusate tanto, ma purtroppo il video è arrivato con un certo ritardo, sicuramente molto più tardi rispetto a quello che preventivavo. Questo anche per via di una serie di iniziative a cui sto lavorando, che spero presto di potervi comunicare. Sì, sono delle belle cose. Però vi lascio al nuovo video di Disney Comics e Science. Saluti tutti! Una stella particolarmente massiccia delle 10 masse solari in su ha due possibili destini finali: diventare un buco nero oppure una stella di neutroni. Ed è proprio a partire da una stella di neutroni che inizia la nuova avventura di Paperon de Paperoni, che lo porterà insieme con il nipote, con Archimede, a scoprire uno degli eventi più catastrofici presenti nel nostro universo, una chilonova. In questa occasione, per provare a ridurre i tempi di produzione del video, vi mostrerò direttamente il topolino su cui la storia è stata pubblicata, invece di mostrarvi le pagine digitali della storia. La storia Sognatore Zio Paperone di Marco Bosco e Giampaolo Soldati, pubblicata sul topolino numero 3538, inizia con un paperone preda dell'insonnia che a quel punto decide di seguire tutta una serie di programmi televisivi notturni, appassionandosi in particolare a alcuni programmi di divulgazione scientifica che vanno a tarda notte. Incredibile, 20 anni più tardi ancora ci sono questi programmi. Meraviglioso. In uno di questi programmi vengono raccontate le stelle di neutroni ed è proprio a questi particolari oggetti celesti che andremo a concentrarci nel video di oggi. Come detto, una stella di neutroni è ciò che resta di una stella particolarmente massiccia. Quando al suo interno le reazioni di fusione nucleari hanno finalmente esaurito gli elementi più leggeri, soprattutto idrogeno ed elio e in minima parte anche il litio, quindi quando alla fine restano soltanto atomi pesanti, la stella, in particolare il nucleo, inizia a collassare su se stessa a causa della gravità. Questo genera un rilascio esplosivo di energia che porta la maggior parte del materiale di cui è costituita la stella a esplodere nello spazio circostante, generando così la cosiddetta supernova, mentre la parte più interna collassa appunto una sull'altra. Nel corso di questo collasso, protoni ed elettroni si fondono insieme per formare dei neutroni. Alla fine di questa stella resta una stella appunto costituita esclusivamente dai neutroni, che secondo la teoria dovrebbe avere tra 1,4 e 3 masse solari. Sebbene al momento, dal punto di vista osservativo, la stella di neutroni più grande che è stata scoperta conta lì circa 2 masse solari come massa. Alla fine di questo collasso resta un oggetto che in qualche modo somiglia a un nucleo atomico, essendo costituito però soltanto da neutroni, ovvero particelle prime di carica elettrica. A impedire il collasso definitivo della stella di neutroni ci pensano in particolare due forze repulsive, una generata dal principio di esclusione di Pauli, secondo il quale due fermioni non possono occupare lo stesso spazio, e dalla forza forte, da cui discende il limite di Oppenheimer, Tolman e Volkoff. Ne ho parlato nella puntata dedicata a Oppenheimer di Ritratti, recuperatela in descrizione. Secondo cui una stella di neutroni che eccede a un dato valore di massa è destinata a diventare un buco nero. Ancora non è ben chiaro questo limite di massa, questo perché le equazioni risultano ancora particolarmente complicate da risolvere a livello sia analitico sia numerico. La caratteristica principale di questo tipo di stelle è però la loro densità. In un raggio di una ventina di chilometri, infatti, si concentra una massa che, come abbiamo detto, oscilla tra 1,5 e 3 masse solari. La loro esistenza venne predetta per la prima volta nel 1934 da Walter Bade e Fritz Zwicky, appena 2 anni dopo la scoperta del neutrone da parte di James Chadwick. Nel loro modello, la stella di neutroni nasce proprio al centro di un'esplosione di supernova, proprio come le osservazioni successive hanno effettivamente mostrato avvenire.
La prima stella di neutroni venne invece scoperta come pulsar nel 1967 grazie a una serie di osservazioni condotte da Jocelyn Bell Barnell e Anthony Hewish, mentre la prima osservazione diretta risale al 1996, quando, combinando dati raccolti dal telescopio Chandra e dal telescopio Hubble, si riuscì finalmente a realizzare una fotografia di una stella di neutroni scoperta nel 1992. Come accennato nell'intro, quando due stelle di neutroni collidono una contro l'altra, avviene uno degli eventi più catastrofici nel nostro universo, una chironova. Da questa esplosione vengono prodotti tutti gli elementi più pesanti presenti nell'universo, come appunto l'oro, che ovviamente è proprio quello che interessa zio Paperone, ed è proprio per scoprire questi eventi e andare a trovare l'oro cosmico che il buon Paperone decide di finanziare uno strumento particolare in grado appunto di rilevare questi eventi, ovvero un interferometro. Un interferometro fondamentalmente costituito da due lunghissimi tubi, tra i 2 e i 3 km, posti a forma di L e all'interno dei quali corrono due raggi laser che vengono riflessi alla fine dei tubi fino al loro punto di origine. I laser sono sistemati in maniera tale che alla fine del loro viaggio l'interferenza tra i due raggi produce un segnale piatto, un segnale nullo. L'idea infatti è quella che se delle onde gravitazionali dovessero venire prodotte in qualche punto dell'universo, le variazioni nello spazio-tempo, le oscillazioni nello spazio-tempo permetterebbero allo strumento di rivelare attraverso delle piccolissime interferenze nel segnale finale proprio il passaggio di una di queste onde gravitazionali. Queste variazioni però sono piccolissime, per cui bisogna scegliere il luogo dove costruire l'interferometro con grande attenzione. Esso infatti deve essere non solo un luogo spazioso, viste le dimensioni dello strumento, ma deve essere anche il più lontano possibile, per esempio, dalle interferenze causate dal traffico. Inoltre deve essere costruito in maniera tale che queste fonti di rumore, il traffico, ma non solo, i movimenti nell'aria, persino i movimenti stessi della Terra, possono essere annullate il più possibile. Certo, capire come questi rumori generano un segnale all'interno dello strumento permette di avere una base per il rumore che poi dovrà essere eliminato dai dati raccolti. Per scoprire però una chilonova c'è anche bisogno della collaborazione degli strumenti osservativi, telescopi sia a terra sia nello spazio, e un ruolo fondamentale nella prima chilonova osservata l'hanno avuto proprio i telescopi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in particolare alcuni di questi gestiti dagli astronomi dell'Osservatorio Astronomico di Brera. Relativamente a questa scoperta vi lascio in descrizione una serie di video interviste che potete trovare su Media INAF. Inoltre sul mio canale trovate anche un video di una conferenza che Giovanni Losurdo ha tenuto proprio qui a Brera, all'interno della serie di cieli di Brera, in cui il buon Losurdo racconta tutti i decenni che sono stati necessari per la costruzione di Virgo, oltre ovviamente alla progettazione del grande doppio esperimento LIGO-Virgo, che sono al momento gli unici interferometri che abbiamo sulla Terra. Si stanno infatti cercando nuovi posti sul pianeta dove costruire nuovi interferometri nell'attesa che prima o poi possano essere sbloccati anche i fondi per un possibile interferometro costruito nello spazio, dove in quel caso evidentemente non ci dovremmo preoccupare di alcuna fonte di rumore. Ovviamente non possiamo dirigerci nel punto dove è avvenuta la chilonova per vedere che cosa
è rimasto. Però possiamo dirigerci lì un po' con la fantasia, o per esempio, grazie alle rappresentazioni artistiche che agenzie spaziali come la NASA realizzano e pubblicano di tanto in tanto, oppure tramite, per esempio, le storie di fantascienza, proprio come quella realizzata da Bosco e Soldati. In questo caso, grazie ad Archimede, i paperi riescono a coprire i 150 milioni di anni luce che li separa dalla chilonova scoperta nell'interferometro di Paperopoli, che ovviamente nella finzione storica è stato costruito a tempo di record, anche se effettivamente Marco Bosco è stato molto intelligente a non dire quanto tempo ci è voluto per la costruzione di quell'interferometro, che possiamo ovviamente immaginare abbia preso non settimane o mesi, ma qualcosa di più. Nella storia poi viene sonorizzato il segnale delle onde gravitazionali. Questa è una cosa che è stata effettivamente fatta. Infatti li ho utilizzati questi suoni, o rumori, dipende dal vostro punto di vista, proprio nella sigla iniziale. Inoltre, alcune delle simulazioni che avete visto nel corso del video sono state realizzate dal ricercatore Salvatore Orlando dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, una delle sedi dell'INAF. A proposito del suo progetto, è uscita una pagina che ha raccolto una parte delle simulazioni che ha realizzato a partire da dati veri, voglio sottolinearlo, e che trovate sul sito EduINAF. Vi lascio anche di questo il link in descrizione. Per cui, arrivati a questo punto, sottolineando ancora una volta l'invito ad osservare la descrizione con tutti i link di approfondimento, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!